Qual è il rapporto tra l'arma dei carabinieri e la famiglia a cui questo calendario è dedicato, no, di quest'anno? È un rapporto molto importante, molto stretto, ed è il tema che guida il calendario del 2015. In una traccia di continuità storica dall'istituzione, nella prima pagina troviamo proprio la storica caserma Bergia di Torino, e troviamo dei passaggi fondamentali in cui si accompagnano le vicende, la storia istituzionale, atti di valore, momenti significativi che hanno accompagnato battaglie durante la prima guerra d'indipendenza, la prima, la seconda guerra mondiale, e al tempo stesso questi passaggi sono sempre accompagnati dal tema dominante della famiglia, degli affetti e delle tradizioni e della forte tensione morale che caratterizza l'uomo carabinieri. Ci sono nel calendario riportati dei documenti storici, delle lettere dal fronte, momenti difficili, momenti di ansia, di vicende alterne belliche, dal Podgora, dalle guerre della prima guerra d'indipendenza, alle pagine tristi della strage di Via Rasella, ma accompagnate queste da un tema sempre di stretto legame con la famiglia, di forza tratta dal rapporto con la famiglia per tutelare quei valori, i diritti fondamentali, e per avere quella spinta coraggiosa, spesso fino all'estremo sacrificio, di tutelare i diritti degli altri. C'è una pagina molto bella del calendario che ricorda Salvo d'Acquisto, ma altre pagine importanti segnate da eroi nel contrasto al brigantaggio nella Sicilia, nella terra di Sardegna, accomunati tutti quanti da questo forte legame al tempo stesso per la patria, per il giuramento alle istituzioni e per i legami familiari. Ecco, comandante, l'agire dei carabinieri sul territorio è sempre molto forte, una risposta immediata si sta avendo proprio in queste ore, anche dopo i fatti di Pagani con l'assalto al portavalori, ci sono indagini in corso, ieri c'è stato un blitz al mercato ortofrutticolo. L'attività è sempre intensa su tutto il territorio, la presenza c'è in questo momento, continuerà a esserci, sarà sempre modulata in base alle esigenze del territorio, sempre con quello spirito di aderenza alle esigenze del territorio, soprattutto di rapporto di fiducia verso la popolazione, e soprattutto con atteggiamento di risposta alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Senta, lei ha evidenziato il tema della famiglia, dei valori. Queste ultime vicende tragiche che si sono verificate proprio in provincia di Salerno hanno riportato in evidenza invece i disvalori, no, nella famiglia, che sfociano addirittura in situazioni assurde, tragiche, che hanno per vittime le donne. E purtroppo è un fenomeno, quello della violenza di genere, che nel nostro paese non accenna a diminuire negli anni. C'è il contrasto, ma che cosa bisogna fare a suo avviso? Beh, direi innanzitutto non è solo un problema della provincia, è un fenomeno che tocca diverse realtà, tanto si sta facendo e anche tanto sommerso grazie alla legislazione più incisiva e a un impegno corale delle forze di polizia. Si sta facendo concretamente come risposta e ne sono concreta testimonianza i risultati. L'auspicio e il massimo slancio è quello di riuscire sempre a contrastare, a intervenire per tempo. In tantissime circostanze
questo viene fatto e non ne avete conoscenza, per fortuna, perché si riesce a intervenire prima che i fatti degenerino e assumano rilievo di cronaca. Quindi il coraggio della denuncia, questo insomma è sempre più fondamentale. Il coraggio della denuncia è una particolare, mirata e continua attenzione da parte dei carabinieri, che cercano di accompagnare anche la denuncia, per cui anche la conoscenza dei fenomeni ci consente di intervenire per tempo.